enorme delle 17 edizioni, un grande risultato, davvero un grande risultato per l'Arthur Cincir. È stato un successo, meglio dell'anno scorso. Di Samir Juarkin nel secondo giro, è provato a andare via ed ecco una buona idea di anticipare la gara. Atleti di altissimo livello. 2010, conosce l'organizzatore? L'organizzatore è un grande amico, un mio amico carissimo, a cui immagino vuole mandare un saluto, vero? Tanti, tanti cari saluti al mio amico Mimmo Peroni. Com'è andata? È stata una bella gara, abbastanza scorrevole a parte la prima salitina. Comunque una gara in cui si prende velocità, ci sono bei rettilini, molto emozionante comunque con questo parterre di partecipanti keniani. Diciamo, ti dà quella sensazione veramente di vivere l'atletica leggera, veramente quella seria. Quindi un bel percorso, diciamo. Un bel percorso, una bella gara ottimamente organizzata, magari ci vorrebbe un pochettino più di entusiasmo della gente. Abbiamo il maestro Pino Sessito qui. E adesso chiameremo anche lui. Va bene, ultimamente soddisfatto anche per l'accoglienza della zona ionica, non c'ero mai stato per il momento. Ritorneremo. Ok, grazie. Come tutte le gare, una sparata, si muore, uno non vede l'ora di fare le gare, poi quando viene non vede l'ora che finisca. Non vede l'ora che finisca. Sì. Però è stata una cosa simpatica, visto che stavi intervistando. Sì, sì. Beh ragazzi, si farà tranquillo che ha una bella testa, non parte forte, sembra un ragazzo per bene. Comunque sta corre insieme, è una bella gara, vero? Quest'anno non c'è stata tanta gente. No. C'è stata, penso, neanche un 30% della gente che c'è di solito. In concomitanza con il campionato italiano, che la K42 è andata a correre a Cosenza, non c'era neanche, c'è proprio. Speriamo vada meglio il prossimo anno. Sicuro. La quarta partecipazione qui a Santa Caterina, ci vengo sempre, anche se abito vicino. Una bella gara, bella organizzazione, bel pubblico specialmente. Sono contento del tempo che ho fatto, spero che mi chiameranno sul podio, chissà. E complimenti ai vincitori e agli organizzatori. Ok, grazie. 17esima edizione per questa corre insieme. Siamo giunti alla fine, com'è andata? È andata benissimo, benissimo, eravamo un po' timorosi perché dopo 16 anni che la facevamo la penultima domenica di luglio, abbiamo deciso di spostarla il 2 di giugno ed è andata bene, benissimo diciamo. Quindi una festa della Repubblica molto allegra all'insegna dello sport qua. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Mettete anche che c'è stato battuto il record del percorso, quindi vuol dire che la gara è stata di qualità superiore. Chi l'ha vinta? È un keniano che forse se non mi soggiunge il nome, però. Com'è stata la partecipazione rispetto agli anni scorsi? La partecipazione è stata buona, è stata buona. Magari c'era qualche turista in meno, visto, però tutto sommato nel comprensorio ha risposto. Con la data anticipata, quindi era prevedibile. Era prevedibile, ma noi siamo convinti di questa data e il prossimo anno la rifaremo il 2 di giugno. E i livelli? I livelli saranno sempre maggiori, come abbiamo dimostrato negli anni. Rifarete la stessa data l'anno prossimo? Rifacciamo la stessa data. Ok, grazie. Prego. Cicciro è molto contento della sua gara, del record e soprattutto dell'accoglienza ricevuta dall'organizzazione. Ringrazia Mimmo Carone e Capone Gino Caporale con la speranza di essere qui anche il prossimo anno, soprattutto ha fatto gli apprezzamenti a questo meraviglioso paesaggio, a questo meraviglioso Ion. Ok, thank you. Partecipanti alla gara, com'è andata? Atletica leggera, è un po' veloce. Vince per la me. Categoria Silvia okay. Palladino. E il percorso com'è secondo lei? No, è tranquillo, un buon percorso, diciamo, è veloce, nello stesso tempo c'ha delle salite, delle piccole salite con delle ripartenze abbastanza veloci. E lei da dove viene? Da Reggio Calabria. È il primo anno che viene? No, è il secondo anno quest'anno. L'anno scorso ho fatto qua la prima gara. Ragazza, e poi femmine! E poi ho fatto quest'altro anno. In quale categoria ha corso? Categoria 45, AM45. Possiamo sapere a che punto si è classificata? Terza. Il nome? Graziella De Stefano. Ok, grazie. Prego. Ludovico Nerli Barlati era qua, appunto, è stato la voce di questa corre insieme, 17esima edizione.
2012. Come l'ha vissuta? Beh, l'abbiamo vissuta insieme ai tanti appassionati con grande entusiasmo e con grande emozione. Va sottolineato sia l'aspetto di partecipazione dei cittadini, dei familiari, ma soprattutto della cittadinanza di Santa Caterina. La preoccupazione di Mimmo Carone e Gino Caporale, la preoccupazione dello stesso sindaco Domenico Criniti, che avevano dei timori avendo anticipato la gara dal periodo prettamente feriale al periodo di inizio stagione, avesse avuto qualche riscontro non positivo. C'è stata tanta partecipazione, c'è stato tanto entusiasmo, le condizioni meteorologiche di primissimo livello, perché gli atleti hanno trovato veramente un clima meraviglioso, poca umidità almeno per i primi giri, l'assenza di vento. Il risultato tecnico è stato un risultato tecnico sia femminile che maschile di estremo valore. Questo dimostra come Mimmo Carone e Gino Caporale sappiano cercare e trovare gli atleti adatti senza il grande campione, ma con tanti grandi campioni. Che cosa è accaduto oggi? È accaduto che i primi tre hanno battuto il record di tutte e 17 le edizioni. 29.05, 29.07, 29.08, Circir si è confermato atleta di primissima qualità fra i tanti keniani residenti in Italia, di grande esperienza, e poi i due ruandesi che gli sono stati dietro. Un grande risultato, ma soprattutto l'entusiasmo, perché che cosa è accaduto? Pensavamo ad una svolta del secondo giro, pensavamo che Samir Jouair, un po' inesperto, molto bravo, conosciutissimo del centro Italia, se ne fosse andato, ma così non è stato assolutamente. Circir non gliel'ha consentito. Circir ha corso le ultime, il quarto e il terzo giro è un pochino coperto, il quinto giro 5 minuti e 37 ha sbaragliato tutti, ha fatto davvero un grande risultato. La gara femminile 13 e 11, 2 secondi solamente più della prova di Izem, del record femminile 13.09 che appartiene al 2011, 13.11 per Angelina Nisirimbama, questa volta ha vinto il Ruanda, mi correggo perché Nisirimbama è arrivata seconda, ha vinto ancora il Kenya con la bravissima giovanissima Priscilla, poco conosciuta ancora in Italia, ma che sarà sicuramente di sicuro avvenire nelle corse italiane. Tra l'altro vogliamo ricordare che il Decoder Sky 926, la trasmissione Marathon in diretta, darà un ampio risalto su questa manifestazione, perché è l'esempio concreto come una cittadina piccola ma con un ambiente stupendo, con un mare unico, possa abbinare lo sport, il grande sport, lo sport di elite, la presenza di tanti master e amatori, tutti di ottimo livello, e possa diventare questa manifestazione sportiva un veicolo di promozione per la prossima stagione estiva. Complimenti davvero alla cittadina di Santa Caterina dello Ionio. La ringrazio tantissimo. Verato e la Venezia Terme con la giornata nazionale dello sport. Saremo in circa, azzardando, un 20.000 mini atleti. Dottoressa Romeo, assessore al turismo del comune di Santa Caterina dello Ionio, presente alla Corrinsieme 17ª edizione, un'amministrazione molto vicina ai cittadini e molto vicina allo sport. Sì, sì, da sempre veramente tutte le amministrazioni hanno appoggiato questo evento. Noi anche in questi ultimi 5 anni quasi abbiamo appoggiato questa manifestazione perché ci crediamo nello sport, crediamo che questo possa essere anche un volano per un turismo sportivo. Anche se non solo questo, Santa Caterina offre tantissime opportunità per chi sceglie di venire qua da noi in vacanza. E noi abbiamo 8 km di costa, abbiamo una montagna bellissima, e curiamo molto l'ambiente, quindi lo sport insieme a queste cose fa di Santa Caterina il luogo ideale per una vacanza. Certo, la gente viene qua per lo sport, poi li conosce e poi magari torna per un turismo molto delicato, quello è il nostro, quello calabrese. E prossimi appuntamenti all'amministrazione per l'estate? Per l'estate, questo dicevo anche a un collega, stiamo ancora delineando alcune iniziative. Faremo a breve un programma, e questo è dovuto alle finanze molto limitate che anno per anno andiamo sempre peggio, quindi... Non è un problema solo di Santa Caterina. Infatti. Va benissimo, io le ringrazio, allora, le auguro buona giornata. Grazie. Mileto a ringraziare intanto tutto il lavoro che fa Salvatore e tutto l'impegno, e
a portare in vita questa nuova manifestazione. Lui ormai lo conoscono tutti, sul sito dell'AIX.